Da domani le ASL cominceranno a chiamare i vincitori del concorso per operatori sanitari. 2.149 nuovi operatori sanitari che entreranno nei nostri ospedali in questo momento complicato, durissimo, nel quale saranno molto utili e soprattutto per quello che mi hanno trasmesso in tanti di loro, non vedono l'ora di entrare in campo contro il virus che in questo momento ci sta tanto preoccupando. Si tratta di un concorso ordinario fatto con le regole, lo avevamo fatto molto tempo fa, per tempo, era il risultato, un primo risultato del risanamento della sanità pugliese, avevamo avuto l'autorizzazione a fare queste assunzioni, oggi la graduatoria è stata definitivamente pubblicata e quindi cominciamo le assunzioni. La stessa cosa avverrà con degli infermieri, 1.000. E anche con moltissimi medici, cui i concorsi sono in corso. Io lancio un appello a tutti i medici che hanno voglia di venirci a dare una mano qui in Puglia, partecipino a questi concorsi e si facciano nominare. È chiaro, adesso rischiano di entrare al lavoro in prima linea, in un momento difficile, ma noi abbiamo bisogno di loro. Per favore, venite. Queste assunzioni sono assunzioni regolari, poi arriveranno, mi auguro, le assunzioni straordinarie, quelle che il governo proprio oggi o domani dovrebbe autorizzarci a fare. In questo momento abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno di chi negli ospedali difenda la salute dei pugliesi. Gli ospedali sono in questo momento la vera difesa, il vero vallo che deve fermare il virus. Abbiate sempre molta cura degli ospedali. Un ringraziamento a tutti quelli che sono già in prima linea, che stanno già lavorando in questi ospedali. Vi ringrazio davvero per quello che state facendo. Osservate le regole per tenere fuori il virus dagli ospedali. Se perdiamo gli ospedali, perdiamo la battaglia. Quindi mi raccomando, grande attenzione. So che state lavorando con una scarsità di dispositivi di protezione individuale. In tutta l'Italia c'è una caccia ai dispositivi di protezione individuale. Sappiate che ci stiamo battendo dove è possibile, in tutto il mondo, telefonando dappertutto per cercare questi dispositivi e ci auguriamo che con l'aiuto del governo si possa presto distribuirli in modo corretto a tutti coloro che ne hanno veramente bisogno.